Ognuno di noi deve mettersi un elmetto e scendere in guerra. Siamo in guerra. I cittadini devono cominciare a capire che non c'è più nessuno che li rappresenti, non c'è più nessuno che li rappresenti e la rappresentatività della politica oggi non c'è più. Lui parla di nucleare, io sono 20 anni che parlo di energie, me la sono fatta in casa. Però il problema non è della tecnologia. Io quando sento parlare di nucleare mi viene veramente la malafede totale della disinformazione. Uranio. L'uranio ce n'è per 60 anni. Il costo dell'uranio, solo a parlare di centrali nucleari, è andato da $7 a oncia a $200 a oncia. Ce ne sono, l'uranio esiste in 5 stati, il Namibia, l'Australia, la Russia, abbiamo sempre una dipendenza. L'uranio per fare l'uranio che va bene in una centrale nucleare, perché la gente dice l'uranio, prendo un po' di uranio, lo butto lì dentro, lo brucio un po', questa temperatura fa un po' di vapore, col vapore facciamo andare una turbina, perché poi è questo, il nucleare è l'abbinamento della scissione dell'atomo, cioè una roba fantastica, con fare vapore, cioè che lo facevamo nell'Ottocento il vapore. Quindi è il vapore poi che fa, con le alte temperature, l'acqua va in vapore, e gira una turbina, e nella turbina abbiamo l'elettricità. Ora, i costi sono inenarrabili. In Francia c'è il nucleare, ma è pagato poco sulla bolletta, perché i francesi lo pagano poco sulla bolletta, ma tantissimo sulla cartella delle tasse dei francesi. E questi francesi, molti francesi non lo sanno che lo pagano 2 volte il nucleare, quello che vorrebbero fare anche qui, farlo pagare poco in bolletta e molto sulle tasse, quello che hanno fatto col petrolio, che noi lo paghiamo con la bolletta Enel, paghiamo gli inceneritori, i petrolieri, perché hanno depistato una legge ad hoc fatta per loro. Che non c'è un'assicurazione al mondo che possa assicurare come responsabilità civile una centrale nucleare. Se fosse sicuro sarebbe tutto guadagno per un'assicurazione. Come mai? Io sarei anche disposto a farmi fare una centrale nucleare a Genova, dove abito io. Fatela lì. Fatela. Però mi fate una piccola assicurazione. Se io divento fosforescente, mi date qualcosa. Allora, uno pensa che prendi un po' di uranio, lo vai a prendere in Namibia, lo porti lì, lo butti nella centrale e fai l'elettricità. Non è così. Allora, il minerale è il minerale. Devi cavare tonnellate di minerale e da questo minerale ricavare l'uranio per renderlo arricchito, il famoso plutonio 256 mi sembra che sia. 235, ecco, io ho detto 256, dicevo abbondo, a volte dico, ma sono di Genova, dico tiri sempre, abbondo. 235. Per arrivare all'uranio 235, l'uranio 235 è lo 0,7% della materia. Cioè devi estrarre talmente quantità di materia per estrarre questo uranio che va bene nella centrale, che è una cosa enorme. Pensate che ogni centrale nucleare degli Stati Uniti, per ricavare l'uranio che va bene alle loro centrali, hanno vicino a dove estraggono il minerale una centrale a carbone per estrarre questo 0,7% dal minerale. Com'è possibile che possa essere l'energia a bassi costi? Sono grandi palle, vi garantisco che sono palle dei politici per avere le sovvenzioni, siamo sempre lì, siamo noi che sovvenzioniamo, siamo noi che paghiamo. È l'ora di dire basta, bisogna sapere le cose, di dire di no, abbiamo altre possibilità. Noi dobbiamo dire basta, gas zero, non voglio allacciamenti al gas, cominciamo da lì. La mia vita non deve dipendere da Putin o non deve dipendere da quell'altro che arriva qua, gli fanno le tende per lì, ma stiamo scherzando, ma vaffanculo. Allora, 3.000 comuni su 8.000 non hanno il segnale alla DSL. La legge Pisano ti dice, per la legge antiterrorismo, ti dice che sì, puoi usare il wifi, però dobbiamo sapere chi sei. Per la legge antiterrorismo, quindi tu se prendi il segnale, magari ce l'ha qui Feltrinelli, tu prendi il segnale, non puoi prenderlo perché Feltrinelli ti deve dare la password. Per darti la password tu devi far vedere la carta d'identità e devi garantire di non essere un terrorista. Cazzo, è meraviglioso. E allora ti dà la password, la legge dice questo, ti dà la tua password e tu con la password in modo sanno chi sei, come ti sei collegato, a che ore, tutto, come in Cina.
e neanche la Cina. Allora, signori, qui bisogna, siamo gli ultimi in Europa, gli ultimi, ci hanno superato i polacchi, gli ultimi, siamo gli ultimi, siamo 74esimi come libertà di informazione, siamo con la Namibia. La Namibia ci guardano così come dire, ma che cazzo fate? Ci guardano un po' dalla prima. I miei figli, quello di 15 anni, chatta, vuol dire gioca con un computer con un suo amico della California, mentre chatta e gioca con la Play, con uno della California, manda un SMS alla sua fidanzatina nello stesso momento. Vuol dire che hanno il cervello diverso, sono le nuove generazioni. Oggi sono quelli che fanno l'informazione, non sono i giornalisti, sono ragazzi di 15 anni. Oggi puoi essere l'editore di te stesso. Lei è pensionato, però ha fatto magari tutta la vita un mestiere meraviglioso, non lo so cosa faceva. Il banchiere. Ecco, allora, adesso che è fuori dal gioco, ci può raccontare tutti gli sfatti che ha visto lei nella sua parte? Allora, chi meglio di lui ci può raccontare che cos'è un conto corrente, che cosa sono i bond, i tre morti bond, che cosa sono... Perché una banca deve prendere i soldi in prestito, la banca, allo 0,2% e ce li presta all'8-10%. Che senso ha questa cosa? Sono i nostri soldi. Capito che se noi sappiamo le cose, non abbiamo bisogno delle banche, non abbiamo bisogno dei politici, non abbiamo bisogno di nessuno, siamo noi. La democrazia è questa, è un rapporto che io ho con lei e lei ha con me senza che nessuno ci rompa i coglioni. È questa la vera democrazia. E non c'è più. Io ve lo dico col cuore, non c'è più. Oggi veramente non c'è più. Oggi il rapporto che ha il cittadino con le istituzioni è attraverso un poliziotto antisommossa o uno dell'esercito. Voi non riuscirete mai a parlare con il sindaco, non riuscirete mai a parlare con un ministro, voi non riuscirete mai a parlare con le istituzioni, sempre attraverso un poliziotto, e quando c'è il poliziotto è finita. È questo che sta succedendo. L'abbiamo fatta con i videi, con le leggi popolari, con i referendum, hanno imboscato tutto, 1.650.000 firme per togliere la legge Gasparri, che è la legge del conflitto di interessi delle televisioni Berlusconi, l'hanno imboscata. Abbiamo fatto il referendum per togliere i finanziamenti di 1 miliardo di euro ai giornali, l'hanno imboscata. Abbiamo fatto le leggi popolari per togliere, hanno imboscato tutto. Sono andato io al Senato a parlare, a piantare un casino, se vi ricordate. Ho detto, cazzo, noi vogliamo una risposta, siamo cittadini che abbiamo firmato, siamo scesi, fatto la cosa su un banchetto, con un pubblico ufficiale, con un notaio, abbiamo firmato, 400.000 persone firmano e voi non ci cagate neanche, fate schifo. E questo è il messaggio che le volevo. E hanno detto, voglio una data perché vogliamo andare in Parlamento che si discuta queste cose.